Non ti abbiamo dovuto assistere, mi sembra già un grandissimo risultato. Devo dire, era parecchio più catching questa presentazione. Bene, allora per continuare nell'ambito del sistema, no? Do la parola a Marco Lupo. Marco Lupo, per chi non lo conoscesse, oggi è direttore generale dell'ARPA Lazio, è stato direttore generale del Ministero dell'Ambiente e oggi anche vicepresidente di AssoArpa. Quindi insomma nella sua figura si centrano un po' diverse esperienze, no? Fatte in giro per l'Italia oltretutto. Quindi Marco, a te la parola. Secondo che mi attrezzo qui per... buonasera a tutti, intanto ringrazio innanzitutto il Presidente, il Professore De Bernardinis, per avermi invitato a partecipare alla presentazione dell'annuario ambientale 2016, nella mia veste appunto di direttore dell'ARPA Lazio, ma anche di Vicepresidente di AssoArpa, poi ecco, torno sempre volentieri al Ministero dell'Ambiente, dove sono stato un periodo breve, però devo dire per me molto importante. La conoscenza dello stato dell'ambiente nei suoi molteplici aspetti e nel suo dinamico divenire e la diffusione di tale conoscenza penso che siano concetti ormai entrati nel comune sentire della nostra società. E d'altra parte il diritto, diciamo il principio per cui ogni individuo ha diritto di accesso all'informazione ambientale senza la dimostrazione di uno specifico interesse e senza particolari requisiti formali nella richiesta, che è un principio questo già risalente al 2005 nella nostra legislazione in attuazione di una direttiva del 2003, ha anticipato di molti anni addirittura tutta la normativa sulla trasparenza amministrativa, quindi siamo stati precursori da questo punto di vista. E oggi la conoscenza e la valutazione delle implicazioni ambientali è imprescindibile in ogni processo di decisione politico-amministrativa, in ogni processo di valutazione di qualsiasi investimento. Devo dire che già dal 94, quindi con la legge del 61, l'informazione ambientale rappresenta una delle funzioni essenziali del sistema, delle agenzie, insieme ovviamente a quelle del controllo, del monitoraggio, dell'assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che nella fase di programmazione. E di anche autorizzazione, poi, di rilascio delle autorizzazioni. E difatti già da tempo il sistema lavora alla produzione di una e alla messa a disposizione di una reportistica importante, sia su scala nazionale, tutta la reportistica annuale coordinata dall'ISPRA, che non è soltanto l'annuale di dati ambientali, ma prima ricordavamo il rapporto annuale sui rifiuti urbani, speciali, aree urbane e quant'altro, sia anche a livello territoriale, ovviamente tutte le agenzie svolgono questa attività, circa la metà delle 21 agenzie in particolare ha una produzione consolidata di report, di relazioni, barra rapporti intertematici chiaramente per il territorio di riferimento. Io credo però che oggi occorra fare occorre che il sistema nazionale faccia un salto di qualità e come ricordava anche il presidente dell'ISPRA, proprio nella direzione che è indicata dalla legge 132 del 2016, che ha dato al lavoro di reporting un suo riconoscimento ufficiale e insieme io ritengo una spinta propulsiva straordinaria, perché vorrei riprendere l'articolo 3 della nuova legge 132 che
affida al sistema lo sviluppo delle conoscenze e la produzione, la pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente, richiede al sistema la trasmissione degli stessi ai diversi livelli istituzionali proposti al governo delle materie ambientali e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, e attribuisce agli elementi conoscitivi di questo operare il carattere di riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni. Beh, è una grande occasione per il sistema. Stiamo parlando di un ruolo veramente centrale e di grande responsabilità, ma è una sfida anche molto difficile, e siamo consapevoli come sistema, ne abbiamo parlato tante volte, che nonostante il lavoro svolto e nonostante delle eccellenze che senza dubbio abbiamo, bisogna fare ancora molto rispetto alla disponibilità dei dati, alla loro qualità e alla loro omogeneità. E non è un caso che già nel programma triennale del sistema 2014-2016, che è in corso di completamento, viene dedicata proprio una macro area, tra l'altro in continuità con il precedente programma 2010-2012 che già si occupava di questa materia. Quindi viene dedicata a una macro area, che è la macro area B, che si chiama reporting, proprio con l'obiettivo non solo di produrre report, ovviamente, ma di migliorarne la qualità e l'omogeneità attraverso l'elaborazione di standard metodologici, sistemi e di indicatori condivisi, linee guida. Senza volermi soffermare nel dettaglio su tutti i prodotti realizzati dai numerosi gruppi di lavoro, sono 13 gruppi di lavoro, mi limito a menzionarne due che io ritengo molto rappresentativi dell'importanza che già come sistema abbiamo dato a questa materia, e cioè il documento di definizione di un core set comune di indicatori del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, di cui si è occupato il gruppo di lavoro 26, e le linee guida per un report di sistema sullo stato dell'ambiente, di cui si è occupato il gruppo di lavoro 29. In particolare, per quanto riguarda la definizione di un core set comune di indicatori, sono stati individuati 109 indicatori, di cui 60 immediatamente popolabili e 49 popolabili nell'immediato futuro con una serie di approfondimenti metodologici, che riguardano le 24 aree tematiche che vanno, non so, dalla biosfera ai controlli AIA, dalla qualità dell'aria ai siti contaminati. E per ciascuno degli indicatori è stata definita una scheda tipo sintetica e immediata, ma al tempo stesso contenente tutte le informazioni necessarie, quindi le caratteristiche dell'indicatore, la qualificazione dei dati, la qualificazione dell'indicatore e un commento sullo stato, sul trend dell'indicatore. Per quanto riguarda invece il modello di report e di sistema sullo stato dell'ambiente, E si è fatto riferimento all'analisi dei report di ambito sovranazionale prodotti dai soggetti più accreditati nel reporting ambientale a livello europeo, e si è realizzato un modello che si compone di tre parti pensate, quindi destinate a target diversi, quindi con diversi linguaggi. Una prima parte destinate ai decisori politici e tecnici, una seconda parte a destinazione più generale, che quindi si vuole rivolgere anche ai cittadini, che si pone l'obiettivo di descrivere lo stato dell'ambiente in Italia attraverso l'analisi di matrici e tematiche ambientali rilevanti, quindi aria, acqua, suolo, produzione dei rifiuti, con specifici focus regionali, e una terza parte invece rivolta a cittadini e tecnici, che confronta le diverse realtà regionali attraverso l'uso di 13 indicatori significativi. Quindi diciamo che le agenzie e il sistema in generale sta facendo uno sforzo importante nel settore dell'informazione. È uno sforzo però che dobbiamo
dobbiamo riconoscere oggi non ancora sufficiente, perché non credo che si possa pensare ad un reporting omogeneo a livello nazionale se non si supera la disomogeneità che esiste oggi tra le diverse agenzie. Una disomogeneità enorme, a mio parere, sia in termini di funzioni espletate, non tutti esercitiamo le stesse attività, sia in termini di risorse umane e finanziarie disponibili, che sono molto diverse. Io faccio sempre l'esempio della mia agenzia, ma so che ce ne sono altre che sono messe anche peggio di me, cioè oggi siamo di fronte a regioni che hanno agenzie a parità di superfici di popolazione, ad esempio l'Emilia ha più di 1000 dipendenti, la Lombardia uguale, la Toscana uguale, il Lazio ne ha a parità di superficie di popolazione da servire, ne ha neanche la metà, e per non parlare della Sicilia, per non parlare della Sardegna, allora è chiaro che è difficile parlare di omogeneità nell'informazione che viene prodotta se non c'è un'omogeneità nelle attività che vengono realizzate. Ed è questo forse l'obiettivo principale che si pone la legge 132, no? Quello di garantire anche in materia ambientale un livello di prestazione minima omogenea su tutto il territorio nazionale. Ma è un obiettivo, cioè è un proposito che non corrisponde ad oggi alla realtà. E sappiamo tutti che la legge 132 è un punto di partenza, prevede che vengano adottati N decreti attuativi e peraltro oggi personalmente, ma credo anche di poter esprimere, come dire, un'opinione condivisa anche con gli altri miei colleghi delle agenzie, con Stefano Laporta e Chicco qui vicino a me, in un contesto politico non facile, ecco, non è certo il momento ideale in cui affrontare l'attuazione della legge 132 un momento come questo, perché è un momento di grande incertezza, mentre noi abbiamo delle scadenze veramente impellenti e che riguarderanno il nostro futuro, le nostre attività. Perché è chiaro che dietro il reporting ci stanno, dietro le quinte del reporting ci stanno delle attività, cioè cosa ci sta dietro le informazioni che produciamo? Ci sta tutta l'attività che oggi svolgiamo direttamente, 630.000 campioni analizzati, oltre 10 milioni di parametri analizzati, 100.000 ispezioni sopralluoghi, 75.000 istruttorie e pareri. Allora, io credo che è l'insieme di queste attività che deve essere reso omogeneo anche attraverso i necessari finanziamenti, se si vuole che quel particolare loro prodotto, che è la reportistica ambientale, l'informazione ambientale, possa essere omogenea su tutto il territorio nazionale. Se le attività sono diverse, difficilmente si potrà raggiungere una grande omogeneità. Chiudo, perché poi voglio, so che c'è la tavola rotonda, quindi voglio lasciare spazio, ci sarebbe molto da dire sui dati, in particolare anche per la regione, per la mia regione, sulla qualità dell'aria. Ci sarebbe veramente tanto da discutere, però io voglio fare un'ultima considerazione sempre riferita a quello che dobbiamo fare, quello che secondo me sono i punti di debolezza che dobbiamo superare. Il reporting è solo il presupposto di qualsiasi attività di comunicazione. Oggi siamo in un periodo storico in cui vi è una sovrabbondanza di informazioni approssimative, parziali, distorte e spesso anche manipolate. Siamo in quella che viene definita con un'espressione che addirittura è l'espressione dell'anno 2016, siamo nell'era della post-verità, cioè i dati e i numeri. I fatti hanno perso rilevanza nella costruzione delle convinzioni collettive e non è l'autorevolezza istituzionale o professionale ad ispirare fiducia, anzi molto spesso l'autorità è vista come un filtro distorsivo, è vista come qualcuno che deve modificare la verità. Oggi sperare di costruire una realtà condivisa attraverso la semplice informazione è illusorio, perché
ad avere presa sulle convinzioni e sulle opinioni sono le comunità a cui ognuno di noi appartiene indipendentemente dalla loro natura. Ecco, allora io credo che dobbiamo fare maggiore sforzo per metterci in comunicazione con queste comunità. Proprio dall'annuario leggevo dei dati che mi hanno particolarmente colpito. Cioè, gli enti di ricerca, per esempio, mettono a disposizione molti meno dati delle agenzie, perché noi abbiamo, perché il 100% dei siti delle agenzie hanno dei report ambientali e comunque dei bollettini ambientali, mentre soltanto il 25% degli enti di ricerca hanno questi dati. Ciò nonostante, gli enti di ricerca fanno un uso molto più largo di prodotti multimediali e social network, quindi YouTube, app, versioni mobile dei siti, e lo fanno molto di più delle agenzie, perché lo fa il 100% degli enti di ricerca per quanto attiene i prodotti multimediali, mentre lo fa soltanto il 52% delle agenzie, e lo fa l'88%, 86% degli enti di ricerca per quanto riguarda i social network, mentre lo fa solo il 56% delle agenzie. Ecco, se noi non facciamo uno sforzo per arrivare a queste comunità, per metterci in contatto con queste comunità, è difficile che possiamo veramente raggiungere l'obiettivo che la legge ci assegna. Perché, tra l'altro, ecco, questo è fondamentale anche per il discorso delle risorse che faceva prima Chicco, cioè che nelle finanziarie non ci assegnano risorse, eccetera. Io credo che la reputazione che il sistema saprà acquisire rispetto all'opinione pubblica può influire sulle percezioni che il decisore politico ha dell'utilità del sistema e quindi sulla sua volontà di investirvi delle risorse. Cioè, è un circolo vizioso. Se non riusciamo a crearci questa reputazione, diventiamo forse poco utili per il decisore politico e quindi abbiamo meno possibilità di ricevere risorse aggiuntive. Grazie a tutti. Grazie soprattutto per tutto, ma